torniamo dal nostro straordinario musicista, davvero uno dei più grandi artisti italiani di sempre, Edoardo Bennato. Edoardo, eccoci. Non so se hai potuto seguire questa storia di questa poliziotta 95enne che insomma è stata la prima poliziotta d'Italia. Sì, la riflessione è che comunque in una società proiettata verso un futuro migliore, il ruolo delle donne è fondamentale, perché il senso dell'umanità prevale sempre sulla tecnologia e sul resto. Tutte le donne anche qua questo, sono problema, invisibilio questa, per quello che dici. Tutte le nostre donne ecco, qua. E anche in questo fa parte del codice latitudinale. Mi spiego. Io nei miei viaggi mi resi conto già in passato che andando in Scandinavia, andando nelle aree tutto sommato privilegiate, il ruolo della donna già da decenni è fondamentale. Mentre andando verso il sud, purtroppo, nelle aree equatoriali, le donne sono ancora purtroppo relegate a un ruolo secondario, sono addirittura nascoste, velate. Ecco, quindi ho parlato di questo codice, Codex Latitudinis, anche per sgombrare il campo a pregiudizi, a luoghi comuni e soprattutto da uomo del sud, far capire che non è un problema di buoni e cattivi, stupidi e intelligenti, ma di approccio rispetto ai problemi tecnologici. E in questo libro, Codex Latitudinis, a un certo punto mi sono reso conto che il titolo era un po' troppo aulico, troppo pretenzioso, troppo ecco, accademico. E quindi il titolo adesso è Giro Giro Tondo, che prende spunto da una delle mie canzoni dell'ultimo album del 2015, Pronti a Salpare. Giro Giro Tondo fa così. Giro, giro, tondo, quanto è bello il mondo, gira allegramente, ma così, precipitevolissimevolmente. Giro, giro, tondo, come corre il mondo, sembra quasi che non gliene importi niente dell'affanno della gente. E noi di qua, gli altri di là, tutti sulla stessa barca, tutti della stessa razza, ma i cattivi sfortunatamente sempre ai posti di comando. Ecco, i cattivi sfortunatamente sempre ai posti di comando. Noi stiamo facendo questa è molto ironica. Cioè, sembrerebbe che per una serie di circostanze maledette al comando ci siano sempre i cattivi. Perché? E poi noi perché, buoni Edoardo? Invece subiamo l'intemperanza e la protervia dei cattivi. Ecco, mi piaceva sottolineare questo paradosso. In effetti c'è un legame tra la base e il delegato. Cioè? In alcune aree del pianeta privilegiate, perché io ogni tanto sento la vostra voce. Sì, dunque, sì, in queste aree proviamo, il rapporto tra la base e il delegato è corretto. Nel senso che il delegato viene eletto e poi viene controllato costantemente dalla base, dalla gente comune. Quindi c'è un rapporto tra la base e il delegato, il sindaco, il ministro, l'assessore. In questo caso il rapporto funziona, è corretto. Man mano che ci spostiamo verso sud, questo rapporto è sempre meno corretto, per cui il potere diventa tirannico, diventa repressivo. Il nostro auspicio, il nostro tentativo, più di un tentativo deve essere un intendimento comune, è quello di eliminare questa differenza che c'è tra le aree privilegiate del pianeta e quelle invece penalizzate per una serie di circostanze. Sono d'accordo con fin te, Edoardo. Prima ora, Edoardo, io mi sono... Niente. Edoardo, sì. volevo dirti una bene, cosa. Ogni tanto ti sento, giusto? No, sono molto che sei d'accordo con te. Ascolta me. Il primo capitolo ha un titolo che dice tutto, e cioè... Non sono solo canzonette. Andiamo a vedere insieme questo meraviglioso video che appunto ritrae la tua grande arte. Ma che ci volete fare? Non vi sembrerò normale, ma è l'istinto che mi fa volare. Non c'è gioco né finzione, perché l'unica illusione è quella della realtà, della ragione. Però a quelli in malafede, sempre a caccia delle streghe, dico no, non è una cosa seria.
E così essere pari, ma lasciatemi sfogare, non mettetemi alle strette, oh, con quanto fiato in gola, vi urlerò, non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette. Hanno fatto ballare. Alessandro, volevo farti una domanda proprio a proposito di canzonette. È importante che un artista denunci in una canzone una situazione difficile oppure la metta in luce così come fanno grandi artisti come Edoardo Bennato? Bah, non credo che sia un dovere, però accade spesso, quindi sono gli artisti che sentono evidentemente il bisogno di farlo quando si rivolgono a tante persone. La loro sensibilità non può prescindere da quello che vedono. Abbiamo sentito Edoardo, lui lo ha sempre fatto. Io ho qualche anno meno di lui, quindi me lo ricordo da ragazzino, impazzivo per le sue canzoni. Erano, qualcuno diceva politiche, in realtà erano di grande impegno sociale da sempre, no? Edoardo, quindi grande impegno sociale nelle tue canzoni come questa che abbiamo appena ascoltato. Sì, l'impegno sociale è una parola grossa. Diciamo che istintivamente, fin dalla prima ora, i contenuti erano quelli che riguardano i paradossi della nostra società, della nostra comunità. Per esempio, la prima canzone era Salviamo il salvabile. Com'è, abbiamo fatto che... una bella riuscita, a questo punto la mela è variata. Salviamo il salvabile, ecco, ma che bella città, lo sfottò al Presidente della Repubblica di allora, la canzone al Papa, insomma erano brani, arrivano i buoni, molto provocatori. In questo libro, Codex Latitudis, nel giro giro tondo, parlo soprattutto della mia esperienza di vita vissuta, cioè il fatto di aver viaggiato, perché le nozioni che accumuli nelle aule dell'università sono relative, cioè è importante, lo dico sempre ragazzi, viaggiate. Io a 13 anni, pensa, sono stato per la prima volta in America, grazie alla musica, perché eravamo con i miei fratelli in un club cittadino, si è avvicinato un signore molto distinto, che era un armatore, e ha detto, bravi, se siete promossi vi offro un viaggio in America. E quindi a 13 anni attraversai l'oceano e mi ritrovai in America. E questo ti apre la mente, cioè in modo che sgombra il campo a ogni pregiudizio. Molto spesso noi pensiamo a delle cose e le diamo per scontate, invece quello che sembra non è quello che è vero. Sembra che su questo pianeta ci siano diverse razze. In effetti c'è soltanto una razza, la razza umana, che si è apparentemente diversificata nel corso del lentissimo spostamento latitudinale. E quindi nell'ultimo album, Pronti a salpare, io ho anche disegnato una serie di personaggi, i Wokumpra, che a volte sono anche così trattati male dai bagnanti. Diciamo che loro rappresentano questo cammino della famiglia umana, il cammino. Durante questo cammino il colore della pelle si è schiarito gradatamente, però ci sentiamo di dire che a dispetto del colore della pelle, gli esseri umani hanno le stesse potenzialità fisiche e morali. Ecco, però dobbiamo dimostrarlo, non in modo così... Sono cose che dobbiamo, a questo punto, questo meccanismo perverso del razzismo è scattato nel momento in cui Cristoforo Colombo è arrivato in America. Si sono guardati i marinai con le armature di Cristoforo Colombo e i nativi, non si sono riconosciuti. I portoghesi di Cristoforo Colombo non si sono resi conto che quelli erano i loro antenati, rappresentavano i loro antenati, ed è scattato in quel momento questo meccanismo perverso di cui ancora paghiamo lo scotto, cioè il razzismo. Edoardo! In questo momento non c'è più spazio. Edoardo, sono d'accordissimo. Sì, se mi interrompete significa che dovete dire qualcosa di importante. Sono d'accordissimo con quello che dice, tutti qui siamo d'accordo, però io sono meridionale, Edoardo, tu hai parlato di donne. E allora, sei lì armato con i tuoi strumenti, esatto, meravigliosi, c'è una canzone, io amo mia mamma più di ogni altra persona nella mia vita, me la vuoi dedicare alla mamma e a tutte le mamme, alle nonne, all'ascolto? Viva la mamma! Ti prego, Edoardo, fallo anche per quindi me che sono dicendo, mamma. Caro ragazzo mio, pieno di intendimenti e di buona volontà, che spesso la tecnologia ci aiuta. In questo caso, per esempio, io sono a Napoli. E voi mi vedete invece, voi siete a Roma, ecco. Quindi la tecnologia aiuta, la rete aiuta, però a volte la rete può anche imbrigliarci, può anche confonderci.
Nel corso di questo periodo duro abbiamo preso un'ennesima volta atto della nostra vulnerabilità di esseri umani, ammesso che ce ne fosse bisogno. E quindi speriamo di aver capito che anche la tecnologia deve essere tenuta a bada. C'è la tecnologia al servizio dell'uomo e non viceversa. Sono d'accordo quindi con te. In questo periodo di forzata permanenza in casa, sì, ho pensato di darmi da fare, di ottimizzare il tempo. Avevo una canzone, una ballata. Quando io compongo le canzoni, le faccio sempre in finto inglese. E qual è? Quindi avevo qual è? Una ballata che faceva così, guarda. Ok. When you have a movie, when you have a town, when you have a shadow, when you're ready to cry, when he had a lamb, when he had a dog. Insomma, l'ho mandata a mio fratello Eugenio via WhatsApp e lui ha scritto un testo. La realtà è tutta in questa stanza, nella rete che annulla ogni distanza. La realtà è fuori dal balcone, nella rete che diventa una prigione. Non basta vivere l'illusione di chitarre che suonano da sole nel silenzio di nessuna festa. La realtà non può essere questa. Questo amore non può essere virtuale, ha bisogno di parole sussurrate, di parole che tu sola puoi sentire, ha bisogno delle strade e di tutto il mondo da scoprire. La realtà è tutta da rifare, è la vita che non si può fermare e che canta la sua ribellione alla rete che diventa una prigione. Non basta vivere l'illusione di chitarre che suonano da sole nel silenzio di nessuna festa. La realtà non può essere questa. Bellissima. La realtà non può essere questa, dobbiamo cambiarla. Bellissima, la realtà, Edo, però io ho fatto grazie una dedica per a tutte le nostre amiche a casa. Viva la mamma di Edoardo Bennato! Viva la mamma, affezionata a quella che non può lunga, indaffarata sempre, sempre convinta, a volte un po' severa. Viva la mamma, viva la favola degli anni 50, così lontana eppure così moderna. E così magica. Angeli ballano il rock, ora non è un jukebox, è un'orchestra vera. Viva la mamma, perché se ti parlo di lei non sei gelosa. Bang bang, la sveglia che suona, bang bang, devi andare a scuola, bang bang, soltanto un momento per sognare ancora. Oh. Oh. Evviva la mamma, grazie a Edoardo Bennato! Grande artista! Angela Melillo, il nostro dirimpettario Alessandro Baracchini, che sono stati